Bentornati, bentornati qui a Medesano. È il momento di un altro dei nostri artisti di questa sera. Lui viene da Traversetolo, lontanissimo, e si chiama Michele Diemmi. Grazie. Michele, come si suol dire, se la canta e se la suona. Esatto, esatto. Quindi Michi, se tu sei pronto. Prontissimo, prontissimo. Elenchiamo i tuoi pezzi. Il primo, L'unica, che è un tuo inedito, giusto? Certo, sì. Proprio di Michele. La seconda, anche questa, è del tuo repertorio personale, dal titolo L'ultimo silenzio. E invece il terzo pezzo, che si chiama The Professor. Sì. Che è? Che è di Damien Rice. Bene, allora cantautore irlandese. Ora guardiamo il tuo filmato e poi inizierai. Ok, grazie. Filmato. I was special. I wish I was special. Grazie, grazie a tutti. E con L'unica canta Michele Diemmi. Faccio subito uno scherzetto a Jerry. Parto con L'ultimo silenzio. Se guarderai laggiù, dove non vedrai mai più i tuoi fiori gialli, le promesse fatte, e tu correrai laggiù, ma non te ne accorgi che la guerra inizia, che la guerra è ora. E ti chiederai se questo no non è giusto, così no, non è giusto. Aspettiamo adesso l'ultimo silenzio, prima, prima di combattere. Che non muore, che ci tiene a galla in questa giostra che non fa rumore. È un azzardo ogni passo, ma lascia spazio al tuo coraggio, che ci tiene a galla in questo mondo che non ha colore. Piove forte su di noi, tra lezioni e falsi eroi, che han rubato il vero e a puttane pure il credo. E ti chiederai se questo no non è giusto, così no, non è giusto. Aspettiamo adesso
l'ultimo silenzio, prima di combattere, è una goccia che si muove, la speranza che non muore, che ci tiene a galla in questa giostra che non fa rumore, è un azzardo ogni passo, ma lascia spazio al tuo coraggio, che ci tiene a galla in questo mondo che non ha colore. Aspettiamo adesso l'ultimo silenzio. Grazie. Era un mio pezzo, si intitola L'ultimo silenzio. Lo ripeto perché ci tengo. E quest'altro è sempre un mio pezzo, si intitola L'unica. Vorrei avere il tempo per curare ogni sbaglio, vorrei ricominciare ad essere normale e vorrei ricostruire questa storia andata male ed ogni singolo respiro che ho perso dietro a un pianto. E vorrei tornare a vivere, e vorrei tornare a vivere di te perché sei l'unica ragione per me di essere quello che un tempo eravamo io e te, l'unica ragione per me di essere quello che un tempo eravamo io e te. Vorrei avere il tempo parlarti un'altra volta, per dirti tutto quello che negli anni ho rinchiuso in un cassetto. Ho continuato ad aspettare te, ho continuato ad annegare me dentro fiumi di pensieri che mi coprono come neve, e vorrei tornare a vorrei tornare a vivere di te perché sei l'unica ragione per me di essere quello che un tempo eravamo io e te, l'unica ragione per quello che un tempo eravamo io e te. No, se solo avessi saputo scegliere avrei scelto te, se solo avessi saputo correre io non sarei qui, se solo avessi potuto scegliere avrei scelto te, se solo avessi potuto correre io non sarei qui. L'unica ragione per me di essere quello che un tempo eravamo io e te.
Grazie. Ok, ultimo pezzo della serata è un pezzo di Damien Rice, una cover, e si intitola The Professor. Well, I don't know if I'm wrong, she's only just gone. Here's to another relationship, bone bit my excellent breed of got me disease. I'm sure when I'm loaded, I know what it means. She cried when she should, and she laughed when she could. Here's to the man with his face in a mud and an overcast play, just taking away from lovers in love at the center of stage, yeah. Loving is fine if you've plenty of time for walking on stairs at the age of your mind. I said, loving is good if your dick's made of wood and the dick left inside only half understood her. What makes her come? What makes her stay? What makes the animal run away? What makes him so? What makes him stand? What shake the elephant now? What's the matter? I don't know. I don't know. I don't know. I'm wrong, which is only just gone. Why fuck it is they taking so long? I was a lover of time, once she was mine. I was a lover indeed, I was covering weed. She cried when she should, and she laughed when she could. But close to God is the one who's in love, and I walk away, cause I can. Too many options make it man, yeah. Loving is fine if it's not in your mind, but I fucked it up now too many times. I said loving is good if it's not understood, yeah, but I'm the professor and I feel that I should now. What makes her come? What makes her stay? What makes the animal run away? What makes it tick apart from the prick and low inside? The jealousy stick, I don't know. I don't know. I don't know. No, I don't know. I don't know. I'm wrong, cause she's only just gone. Here's to another relationship, bone bit my excellent breed of got me disease. I finished it off with some French wine and cheese. Ora volevo un attimo spiegare questa canzone, che il mio inglese non è perfetto, e quindi ve la spiego un attimo, così sono anche contenti i nostri bellissimi, no, giudici no, non mi piace, ospiti, perché di solito i Kickstarter sono giudici loro, e che volevo dire che così sono contenti perché è in italiano, cioè nel senso è spiegato in italiano, è quasi una canzone in italiano. E bene, questa canzone si chiama The Professor e parla di una storia d'amore che è finita male. E quindi, come voi tutti sapete, quando finisce male, insomma, non è molto bello. E questa persona si chiede il perché. Perché è finita male e si dice... Eppure andava tutto bene, e stavano bene insieme, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte quelle cose che noi ci diciamo in quei momenti.
E alla fine ci dice che noi ci facciamo tutte queste domande perché alla fine noi vogliamo essere un po' dei professori e vogliamo sapere un po' tutto e vogliamo avere un po' tutto nelle nostre mani, diciamo. Però alla fine la chiude molto, per me, molto poeticamente. Cioè ci dice: beh, la storia è andata male, io ora sono qui con questo calice di vino, questo formaggio, nel testo dice francese ma noi preferiamo quello italiano, giusto? E quindi beviamo, mangiamo e nel caso ubriachiamoci. La fille danse quand je suis avec moi et je pense que je l'aime des fois. Le silence ne se pas dit donc quand on est ensemble, mettre les mains sur la petite. Di avere interpretato bene l'ubriaco. Grazie a tutti, grazie Xtaro, grazie Michele, Aldo, grazie Anna Sara, Michele Diemi, grazie a tutto lo staff, Paolo e Robby, Stefano, per aver fatto tutto, e grazie Jerry. Grazie a te Michi. Grazie, alla prossima. Bene, dopo l'interpretazione di Michele Diemi, Xtaro torna tra un minuto qui a Medesano. Pubblicità, grazie. Supermercato Metà, in via Europa 1, Bedogna. Vendita di prodotti alimentari, prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e per la cura della persona. Produzione di pasta fresca e vendita di funghi porcini secchi e tartufi della Valtaro. Dal 1982 la qualità e la cortesia sono sempre stati il nostro punto di forza e ora, con la forza del gruppo Panorama che ci sostiene, i prezzi e la freschezza si sono aggiunti alla nostra offerta. Il servizio di spesa a domicilio è gratuito. Inoltre, da oggi è attivo il servizio Fast Cash, ordini la spesa per telefono o via mail. E quando passi al supermercato trovi tutto pronto. Supermercato Metà. Qualità, servizio, risparmio e comodità. In via Europa 1, Bedogna. All'interno della gioielleria Ferrari, in via Garibaldi 5 a Bedogna, potete trovare un vasto assortimento di articoli di gioielleria, oreficeria, argenteria, orologeria, accessori moda, delle migliori griff marchiate Made in Italy. Si effettuano riparazioni di gioielli ed orologi, creazioni di gioielli su misura, valutazione di oggetti preziosi, le migliori griff del Made in Italy, Morellato, Liu Zhou, Two Jewels, Mabin Argenti, Perle Yukiko, Sector, Camilletti Argenteria, Capital, Gioielleria Ferrari, via Garibaldi 5, Bedogna. Hotel e ristorante San Marco, via Monsignor Checchi 2, Bedogna. Situato nel cuore dell'Appennino Parmense, l'hotel e ristorante San Marco è l'ambiente ideale per chi ama il relax, le escursioni nella natura, la cultura e lo sport. Al vostro arrivo verrete accolti dalla cordialità, ospitalità e gentilezza dei proprietari che gestiscono l'hotel da due generazioni. L'hotel e ristorante San Marco offre ai suoi ospiti tutte le informazioni riguardanti gli eventi, le attività e i servizi offerti dalla Valtaro e Valceno durante il loro periodo di soggiorno. Sul sito Hotel San Marco Bedogna potrete facilmente prenotare una gustosa e piacevole cena, seguita da un rilassante pernottamento in questa storica struttura situata nel cuore di Bedogna. Al panificio La Rotonda, in piazza Senator Michele 18 a Bedogna, puoi trovare pane, prodotti di panetteria freschi, pizze, focacce,
torte salate e una vasta gamma di dolci. Si eseguono produzioni di dolci e non solo su ordinazione. Professionalità, qualità, cortesia. Ti aspettano al Panificio La Rotonda in piazza Senator Michele 18 a Bedogna. E allora bentornati qui in questa data meravigliosa di Xtaro Talent Show e noi continuiamo. Lei è la nostra concorrente di quest'anno e sto parlando di Silvia Invidia, un bel applauso. Buonasera, direttamente da Noceto. Aspetta che ti abbasso il microfono. Guarda, faccio così. Fai così? Allora Silvia, voilà. Cosa ci canti questa sera? Feeling Good di sì. Nina Simone, At Last e di Etta James e poi concludi tutto, con tutto. Un bellissimo pezzo dei Beatles. Sì, All My Loving. Allora, in bocca al lupo, se la regia è pronta, lei è Silvia Invidia. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonflies out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. And peace when they storm, that's what I mean. And this old world is a new world, in a bold world for me. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. But I'm down, di-vi-da-di-di-down, di-vi-down-do-da-ba-down. But I'm down, di-vi-da-da, da-di-di-da-di-di-da-di-di-down. Ba-b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 a. So good. Grazie.
The skies above are blue, and here we are in heaven. For you are mine at last. Ooh, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. 'Cause I found a thrill to press my cheeks to, a thrill that I never know. Oh yeah, you smile. Oh, and then the spell was cast, and here we are in heaven. For you are mine at last. A dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheeks to, a thrill that Complimenti, complimenti Silvia, intanto che la Silvia beve un po' d'acqua. Ha una bellissima voce e questi pezzi sono degli evergreen. Cioè proprio quello che abbiamo detto all'inizio non vale più, perché ci hanno proposto poi delle canzoni molto diverse da quelle che hanno proposto le prime che hanno cantato, dei grandi classici, addirittura dai Sea Beatles. Quindi. E quindi andiamo sul... Ci hanno smentito. Ci hanno un po' smentito, ma siamo anche contenti di questo. E allora sentiamo l'ultimo pezzo. Vai. Della Silvia. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause tomorrow I'll miss you, and I always be true. And then while I'm away, I'll write on every day, and I'll send all my loving to you. If I am missing, and I hope that my
dreams will come true, and I'll send every day, 'cause my lips I am missing, and I hope that my dreams will come true. Complimenti, complimenti. Grazie. Silvietta, aspetta che recupero l'asta. Grazie, ci vediamo fra un pochino. E noi continuiamo con un altro giovane rampante, un 22enne, viene da Sarzana e sto parlando di Andrea Gallinella. Vieni Andrea. Allora Andre, microfono. Ok, questa la togliamo. Buonasera. Allora, Andre, cosa ci canti? Allora, Wicked Game di Chris Isaak. Sì. E ci tenevo a dire che la base è stata realizzata insieme al mio insegnante, Salvatore Bazzarelli. Ok, e poi? Poi Mad World, Gary Jules e Bill Withers, Ain't No Sunshine. E allora, un grande in bocca al lupo, lui è Andrea Gallinella. Grazie. On fire, no one can save me but you. A strange world is I make foolish people do. I never dreamed that I miss somebody like you. I never dreamed that I miss somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. What a wicked game to play, make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. No, I don't wanna
in love. No, I don't wanna fall in love with you. Was on fire, no one can save me but you. A strange old desire make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. Whoa, no, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you.
no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time when she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Many times she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Andrea Gallinella. Grazie. Complimenti Andre, aspetta che recupero l'asta. Voilà, rimani qui con me perché tra poco è il momento della nostra ultima concorrente, ma dalla regia mi fanno ancora un cenno e quindi dillo tu. Jasmine Furlotti. No. Cosa? È il momento della... A tra poco! All'interno della gioielleria Ferrari, in via Garibaldi 5 a Bedogna, potete trovare un vasto assortimento di articoli di gioielleria, oreficeria, argenteria, orologeria, accessori moda, delle migliori griff marchiate Made in Italy. Si effettuano riparazioni di gioielli ed orologi, creazioni di gioielli su misura, valutazione di oggetti preziosi, le migliori griffe del Made in Italy, Morellato, Liu Zhou, Two Jewels, Mabin Argenti, Perle Yukiko, Sector, Camilletti Argenteria, Capital, Gioielleria Ferrari, via Garibaldi 5, Bedogna. Hotel e ristorante San Marco, via Monsignor Checchi 2, Bedogna. Situato nel cuore dell'Appennino Parmense, l'hotel e ristorante San Marco è l'ambiente ideale per chi ama il relax, le escursioni nella natura, la cultura e lo sport. Al vostro arrivo verrete accolti dalla cordialità, ospitalità e gentilezza dei proprietari che gestiscono l'hotel da due generazioni. L'hotel e ristorante San Marco offre ai suoi ospiti tutte le informazioni riguardanti gli eventi, le attività e i servizi offerti dalla Baltaro e Valceno durante il loro periodo di soggiorno. Sul sito Hotel San Marco Bedogna potrete facilmente prenotare una gustosa e piacevole cena, seguita da un rilassante pernottamento in questa storica struttura situata nel cuore di Bedogna. Al panificio La Rotonda, in piazza Senator Michele 18 a Bedogna, puoi trovare pane, prodotti di panetteria freschi, pizze, focacce, torte salate e una vasta gamma di dolci. Si eseguono produzioni di dolci e non solo su ordinazione. Professionalità, qualità, cortesia. Ti aspettano al panificio La Rotonda in piazza Senator Michele 18 a Bedogna. Supermercato Metà, in via Europa 1, Bedogna. Vendita di prodotti alimentari, prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e per la cura della persona. Produzione di pasta fresca e vendita di funghi porcini secchi e tartufi della Valtaro. Dal 1982 la qualità e la cortesia sono sempre stati il nostro punto di forza e ora, con la forza del gruppo Panorama che ci sostiene, i prezzi e la freschezza si sono aggiunti alla nostra offerta. Il servizio di spesa a domicilio è gratuito. Inoltre, da oggi
è attivo il servizio Fast Cash, ordini la spesa per telefono o via mail, e quando passi al supermercato trovi tutto pronto. Supermercato Metà, qualità, servizio, risparmio e comodità. In via Europa 1, Bedonia. Bene, bentornati, bentornati, siamo arrivati alla chiusura con la nostra ultima artista di questa sera. Lei è giovanissima, viene da Medesano, gioca in casa. Sto parlando della nostra Jasmine Furlotti. Jasmine, e l'ovazione che ti accompagna ogni data di Xtaro l'abbiamo sentita anche questa sera. Ricordo che lei è stata la seconda classificata della nostra edizione, ma questa sera vedo una cosa che non ho mai visto, è il piano. Sì. Tu sei sempre timida, direi, non ti piace molto parlare, però non ho sentito bene il tuo papà questa sera, quindi sono un po' preoccupato. Non si sente. Dove è sparito? Ah, è laggiù in fondo. Allora, Jasmine, cominciamo. Iniziamo dal primo pezzo che suonerai questa sera, che si intitola... Allora, il primo pezzo è Not About Angels di Birdie. Ok, il secondo invece è Cuore di Rita Pavone e il terzo Bridge Over Troubled Water nella versione di Eva Cassidy. Va bene, allora un grande in bocca al lupo, un forte applauso caloroso per Jasmine Furlotti. Jasmine Furlotti! Mio cuore, tu stai soffrendo,
cosa posso fare per te. Mi sono innamorata e per te pace non ho non c'è. Al mondo se rido e se piango solo tu dividi con me. Ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amore sto vivendo con te. I miei primi tormenti, le mie prime felicità, da quando l'ho conosciuto. Per me più pace non c'è. Io gli voglio bene, sai, un mondo di bene. E tu batti dentro di me. Ad ogni piccola, ad ogni tenera sensazione d'amore, ogni giorno lo so, sempre più, sempre di più. Tu soffrirai, oh mio povero cuore, oh mio povero cuore, soffrirai di più. Ogni giorno di più, ogni giorno di più, di più, di più, di più. Oh. Street when even
Jasmine Furlotti. Jasmine, non scappare, perché tanto, perché lo sappiate, abbiamo una sorpresa per voi per il finale con la nostra Jasmine e la nostra Silvia. Ragazze, intanto che voi vi preparate, io ho il piacere e l'onore di chiamare qui sul palco il vice sindaco di Medesano, Michele Giovannelli. Silvia, prestami questo. Eccolo Michele. Sì, buonasera a tutti. Beh, innanzitutto ringrazio Gerry e gli ospiti, Aldo Piazza, che ho l'onore di conoscere qui. Ciao Michele. Ciao Michele. E vabbè, da medesanese credo che vada fatto un altro applauso, non me ne vogliono gli altri, ma a Giami, perché credo che sia una voce meravigliosa. E quando abbiamo pensato di portare qui X Taro, che questa sera è diventato Extra Taro, abbiamo pensato soprattutto a lei, perché volevamo dedicare una serata ai piccoli artisti, ai giovani artisti di Medesano, e quindi abbiamo pensato a Giami e poi alla scuola di hip hop. Questo perché volevamo far sì che la piazza diventasse un momento di esibizione importante per questi giovani artisti che si stanno formando, stanno crescendo
e nel tempo chissà che possono diventare veramente dei nomi noti a livello nazionale. Io ti devo fare i complimenti, Michele, è una bellissima location. Quando me l'hai proposta sono stato subito entusiasta insieme agli altri ragazzi, e di voi, sia di te che del sindaco, che ringrazio, mi ha colpito una cosa, la rapidità con cui siamo riusciti a fare le cose. Io, dovete sapere che sono entrato in comune da questo signore e nel giro di 20 minuti abbiamo chiuso la serata, cosa che non mi è mai capitata da nessun'altra parte, quindi vi faccio veramente i miei complimenti, non conoscendoci prima, la cosa era quella che non ci conoscevamo. Se l'obiettivo è comune e viaggiamo in sinergia, si fa la svelta e trovare l'accordo, esatto. No, proprio non ci sono problemi. Ringrazio voi dell'organizzazione, i ragazzi dello staff, perché credo che stasera sia andata molto assolutamente bene. Dopo, adesso c'è l'ultima esibizione loro. Sì. Io ti chiedo di rimanere, sì, di sederti accanto ad Aldo, okay, per goderti volentieri al meglio l'ultima parte di questa, sì, serata. Dopo ho un amico, un ospite che vorrei invitare sul palco magari dopo l'esibizione. Certamente, okay, assolutamente. Abbastanza noto questo ospite. Accomodati. Silvia. Scusa. Prova ad andare anche a Palazzo Chigi a Roma a vedere se in 20 minuti riesci a... Stessa cosa, uguale proprio. Ragazze, veniamo a noi. Siete pronte? Allora, Roberto, ci siamo? Ragazze, vogliamo svelare la sorpresa? No More Tears di Donna Summer e Barbara Streisand. Allora, riproviamo perché secondo me non vi hanno sentito. No More Tears di Donna Summer e Barbara Streisand. E allora facciamo un grande applauso Silvia Invidia e Jasmine Furlotti. And we went away.
Silvia e Lidia, Jasmine Furlotti. Complimenti ragazze. Ben sentire in un talent come questo Barbara Streisand e Donna Summer, personalmente, guarda, bravissime. Complimenti. Anna Sara. Sono adorabili. Tutto quello che mi viene da dire guardandole, a parte la felicità che traspare nel vederle cantare, ma poi siete brave ragazze, cioè siete veramente brave, quindi vi rimeritate un altro applauso come prima. Però complimenti, complimenti davvero ragazze. Complimenti, complimenti ragazze. Avete fatto impazzire tutti i nostri fonici, vi continuano a buttare la base. Scappate, se no dovete ricantarla. Silvia, dammi questo per favore. Jasmine, aspetta che recupero l'asta. Ok. Grazie mille ragazze, a dopo. Michele. Bravissime ancora le ragazze, adesso chiamerei un attimino sul palco l'amico nonché star del momento, Giampaolo Cantoni, altro medesanese doc, che potrebbe mandarci a letto con il sorriso, secondo me. Giampa, sei in forma? Ce ne racconti due? Guardalo! Altro che in forma, Giampaolo. Eccolo, un applauso! Grande Giampa. Grazie. Microfono. Io non so mai come devo intervenire in questi casi. Devi cantare, Giampaolo. Allora vieni anche te. No, no. Facciamo la canzone di prima. Chi è che fa Donna Summer? Io faccio Donna Summer. Ok. No, perché io e Aldo ogni tanto facciamo spettacoli insieme e vengono fuori queste gag ogni tanto. Ogni vero? Tanto sì, è vero. Io però stasera non so cosa raccontarvi, io ve ne racconterei una o due, non di più. Devo stare venire sulla lì. Croce. Lì. Sulla croce che non c'è più. Va bene qua? Ok.
Allora, siamo fuori dalla zona protetta, quindi posso andare giù di brutto, no? Allora, il periodo è questo, quello delle vacanze estive. C'è il bambino al mare, fa babbo, babbo, cosa c'è? Dai, dammi una mano che devo gonfiare i braccioli. Allora che il babbo la... Babbo, babbo, com'è? Dai, 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 gonfiami il selvagente. Babbo, babbo, ma com'è ancora? Dai, gonfiami il canotto, ma facciamo il tuo metro, là. Le belle impiedere, le dovrei gonfiare al bagnè. Ragazzi. Io vi racconterei qualche cosa di terribile, ma insomma ci conteniamo. Un classicone che mi piace molto raccontare in questo periodo è quello della signora che va a fare... Va dal medico, è un chirurgo plastico, lei si presenta, dice io vorrei fare un intervento, che intervento vuol fare? Ma dice, io ho visto che tutti che il giorno è lì che la passerei in apposta, vorrei mettere a posto anch'io, e faccia vedere, la spoglia nuda, la guarda, che dice King mi è pugnendo a fare. Ma cosa dice il dottore? Dice qua bisogna fare un trapianto, eh? E con metrice in su, guardi, stiamo facendo delle sperimentazioni a Montoma gli orecci del Vacchi. Eh? Sì, dice anche per via della forma, poi c'hanno il suo pelino, che anche mi è più da fare manutenzione. Si lascia convincere, fa questa operazione, dopo 3 o 4 mesi esce, va a ballare, c'è uno un po' ubriaco, la cattura, la porta in camera, la spoglia nuda, la guarda e dice, donca, hai visto i mori? Hai visto i biondi e una quercia di una anca rossa, ma col bolenda e il consorzio è la prima volta. Aiuto, 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 ma cosa vi racconto? Io vado via con l'ultima, oramai io vi racconterei questa qua, che è un classicissimo che racconto spesso, ed è, insomma, c'è uno che... quando si ubriaca si intartaglia, abita a Parma in via Pomponio Torelli. Una serata arriva a casa e insomma davanti alla porta di casa sua c'è un cavallo morto. Allora vede sto cavallo, fa mo guardati ca 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 ca, mo guardati ca ca ca, che lavora, a che un ca, a che un ca. Avaval, mort, biocemene vigil da, il fuga, cerca una cabina e chiama il comando dei vigili del fuoco, pronto comando dei vigili del fuoco, asso, chi parla? Asso, Rossingingingingino, mi dica signor Rossi qual è il suo problema? Dunque che un... cosa c'è? Aghe un avaval morto? E dov'è questo cavallo morto? Ale chi? Sì, ho capito che è lì, ma dove? Ale chi in via Po? Ale chi in via Po? No, guardi, quando ci dirà dov'è lo verremo a prendere. Guardati che razza è malduca. Aghe un... va 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 al morte gna 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 gna. E allora si mette lì e comincia ancora a provare a dire Pomponio Torelli, Pomponio Torelli, Pomponio Torelli. Dopo un quarto d'ora richiama, pronto comando dei vigili del fuoco, asso, sì signor Rossi, ci dica dov'è questo cavallo morto. Dunque al va va al morte le chi in via Po, le chi in via Po, no guardi, quando ci dirà dov'è lo verremo a prendere. Mo che era se bavacioa, le fan che ha starchito poi al spussa, insomma passano 3 ore, arriva la terza chiamata del comando dei vigili del fuoco, va pronto comando dei vigili del fuoco, ah, ma chi parla? Ah, sono Rossi, gin, 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 gino. Mi dica, signor Rossi, dov'è questo cavallo morto? Don Cali, avaval, morto?
Le chi in via Po. Ma proprio in via Po? Se muoio, fat una fatica portergel. Bene, grazie. Grazie, un grande applauso, non scappare che siamo in chiusura. Chiamo Michele, Anna Sara, Aldo. E io ringrazio l'amministrazione comunale nella figura del sindaco Riccardo Ghidini, il vice sindaco Michele Giovannelli, il signor Giampaolo Cantoni, Aldo Piazza, Anna Sara Verdicchio. Buonanotte. E soprattutto tutti voi per essere stati qui questa sera. Spero che abbiate passato una serata tranquilla, allegra, all'insegna dell'arte e della buona musica. Xtaro Talescio vi dà la buonanotte qui da Medesano. Sì, ma chi ha vinto? Io voglio sapere chi ha vinto. Mi raccomando, la finale il 2 agosto. 2 agosto. A Bedonia. A Bedonia. Chi saprai chi ha vinto. Ah, bene. A Lettonia. Sono anch'io presente. Grazie.